right into this world all alone. Salve a tutti, sono Matteo di Citra, questo è UDub, mio canale dedicato al mondo del doppiaggio e dei doppiatori. Oggi diamo il benvenuto a Paolo Buglioni. Ciao, ciao a tutti, buonasera, ciao Matteo. Allora, ciao Paolo, grazie di essere con noi. Grazie a te di avermi invitato. Oggi vogliamo scoprire qualcosa in più sul tuo lavoro, ma anche su di te. Vediamo, su di me non c'è molto da scoprire, però siccome sono ormai vecchio, allora può darsi che usciranno fuori delle cose che neanche io mi ricordo. Vediamo, fammi delle domande e io ti rispondo. Ok, posso dirti almeno la data di nascita? La data di nascita è del 1950 e sto per compiere 70 anni. Il 2 novembre. Fra pochi giorni è il mio compleanno. Io sono nato come Gigi Proietti il 2 novembre, il giorno dei morti. Non ridete per favore tutti quanti, perché il giorno dei morti è un giorno qualsiasi dove non solo si muore ma si nasce anche. Ecco, io ci sono nato. Ok. Oltre che doppiatore sei anche attore di cinema e teatro, adattatore e direttore del doppiaggio. Tutto, faccio tutto. E hai doppiato attori come Alec Baldwin, Nick Nolte, Samuel L. Jackson, Brendan Gleeson, Charles Dance e Ron Perlman, e personaggi di animazione, ovvero i cartoni, come i Odi Winnie the Pooh, Basil in Basil l'investigatopo, Caporale in I Pinguini Madagascar il film, Bender il robot in Futurama e Gargamella nei Puffi. Esatto, e forse anche qualcos'altro, chissà. Io purtroppo non sono un bravo testimonial di me stesso perché non mi ricordo quello che ho fatto. Vediamo un po' però di raccapezzarci. Tu sei più bravo di me e più documentato di me, vedo. Grazie. Qual è il tuo percorso artistico? Il mio percorso artistico è quello che quelli della mia generazione facevano tutti. Ho cominciato con il teatro e poi sono arrivato tardi poi al mestiere. Io prima facevo un altro lavoro, però comunque artisticamente ho cominciato con il teatro e poi un bel giorno sulla mia strada ho incontrato una persona a cui devo tutto, si chiamava perché ormai è morto da qualche anno, si chiamava Renato Izzo, è stato un grande direttore di doppiaggio e Renato mi prese per mano e mi insegnò questo mestiere, questo artigianato. Poi ho sempre fatto un po' l'uno e l'altro, ho sempre fatto il teatro e il doppiaggio. Nel frattempo ho fatto qualcosa in televisione, nel cinema, ma insomma quella è veramente una parte marginale della mia carriera. La parte importante è il teatro e il doppiaggio. Quali sono secondo te le differenze tra un doppiatore e un attore? Su questo si è scritto, si è detto molto. Quelli della mia generazione, ripeto, pensavano e penseranno che un doppiatore, uno che fa il doppiaggio, è prima di tutto un attore che mette a servizio il suo mestiere, la sua arte, la mette al servizio di un altro attore che parla un'altra lingua. Negli ultimi decenni, diciamo negli ultimi due o tre decenni, ci siamo un po' specializzati. Allora ci sono tanti colleghi bravissimi, oltretutto, che hanno cominciato con il doppiaggio e hanno fatto quasi soltanto il doppiaggio. Sono bravissimi lo stesso, sono due percorsi. La differenza è che un attore interpreta un personaggio e lo crea, per cui se io oggi vado sul palcoscenico e faccio il personaggio di Gargamella, lo invento io, lo faccio io.
ammesso che Gargamella fosse un attore. Invece, nel caso del doppiaggio, il personaggio è già stato creato da qualcun altro, lo ha creato in un'altra lingua. Noi dobbiamo soltanto mettere fare quello che lui ha creato in inglese, lo dobbiamo replicare in italiano, ma dobbiamo seguire pedissequamente, passo passo, quello che ha fatto lui, l'interpretazione che lui ne ha dato. Cioè, è vero. Qual è stato il tuo primo personaggio importante che hai doppiato? Ah, adesso diventa, questo diventa. Allora, io avevo appena cominciato e ebbi la fortuna di doppiare Rainer Werner Fassbinder, che è stato un grandissimo attore tedesco, regista tedesco, un grandissimo regista tedesco, che però amava recitare nei suoi film. E l'ultimo film probabilmente che lui ha girato in italiano è stato tradotto come Attenzione alla puttana santa e io venni chiamato a doppiare Rainer Werner Fassbinder, che ripeto è stato un grandissimo regista tedesco morto nel 1982, mi sembra. Poi doppiai abbastanza presto. Renato mi affidò un attore che si chiama, o si chiamava, non lo so se è ancora vivo perché è più anziano di me, Daniel Elliott, che doppiava Una poltrona per due, un film molto simpatico interpretato da Dan Aykroyd e Eddie Murphy, e lui faceva il maggiordomo, Daniel Elliott. Ed era un ruolo importante per me che avevo appena cominciato. E poi lo sai che non me lo ricordo quali sono stati i primi. Lì al Gruppo 30 con Renato ne ho fatti tanti di film. E anche dopo, naturalmente, ma i primi erano quelli. Adesso mi sono ricordato Daniel Elliott di Una poltrona per due. Tra le tue tante attività, come detto, sei anche dietro il doppiaggio di film come Abuso di potere, I delitti del gatto nero e Tre di cuori, e telefilm come Beverly Hills 90210, The Killing, Il risolutore, Sons of Anarchy, The Americans, Warehouse 13, Il commissario Lenz, Guardia costiera, Brooklyn Nine-Nine, Peach, Frontiera e Gli omicidi del lago. Ti piace di più dirigere o doppiare? Ah, questa è una domanda cattiva che mi fai. Ma sono due mestieri vicini ma diversi. Sicuramente mi piace più doppiare, che con l'avanzare dell'età i ruoli disponibili diminuiscono. Diciamo, fare il direttore, almeno per me non è una vocazione, è soltanto un modo di riciclarmi in un'attività dove posso avere più mercato. Dico questo e subito dopo mi contraddico dicendo che anche dirigere dei bravissimi colleghi o dei giovani che stanno imparando, regalargli un po' di quel poco che ho imparato io, è bello e divertente. È che il doppiaggio si va incanalando verso ad essere un'attività industriale, non è più un'attività artigianale come lo era fino a una trentina d'anni fa, con i tempi dell'artigianato, con gli errori dell'artigianato, ma anche con le bellezze di un mobile fatto a mano, ma stiamo andando verso un doppiaggio industriale, un po' IKEA, diciamo, dove tutto è bello, funziona in quel momento. Magari se uno apre uno sportello due o tre volte di più ti rimane in mano lo sportello dell'armadio, però in quel momento va bene. Quindi c'è più attenzione ai tempi di produzione, ai costi di produzione, al rispetto dei budget. Questo si tramuta
tramuta il direttore un po' in un direttore di produzione più che in un artista. Cosa sognavi di fare da grande? Il sassofonista. Il mestiere. Il tuo mestiere? No, il tuo. Per mestiere, Ma grande. da grande ognuno può sognare tante cose. Sicuramente mi sono avvicinato moltissimo, a quello che volevo fare. Il sassofonista l'ho detto scherzando, ma neanche tanto, perché da 50 anni insisto a cercare di imparare a suonare il sassofono e sono ancora molto lontano dal suonarlo bene e probabilmente non ci riuscirò mai, vista la mia età. Però quando sento i sassofonisti veri suonare mi emozionano tanto. Sono andato abbastanza vicino a quello che volevo fare, probabilmente avrei voluto di più incrementare il mio essere nel settore cinematografico, come attore cinematografico. Credo che mi sarebbe piaciuto di più, ma insomma, le cose si sono messe in modo tale che io per primo non mi sono dato tanto da fare in quel settore e quel settore certo non mi ha cercato. Perché? Perché ero impegnato col teatro, ero impegnato col doppiaggio, perché erano anni in cui poi in Italia non è che si producesse così tanto come adesso. Credo che siamo intorno ai 40-50 film prodotti in Italia in questo momento, quindi non c'è il mercato che ci sarebbe stato negli anni 60 e 70, quando se ne producevano qualche centinaio. Certo. Come definiresti la tua voce? La mia voce è una voce, ma io non lo so come definirla, so come l'hanno definita gli altri, è una voce, in questo momento poi si è un po' arrochita, è diventata una voce graffiante, sicuramente una voce importante, una voce che rimane, non scompare nello schermo. Diciamo, se fossimo in palcoscenico diremmo che ha una presenza scenica. Sai, quegli attori che hanno una presenza scenica vuol dire che anche se stanno sul palcoscenico e stanno zitti, però la gente guarda loro. La mia voce si riconosce, è una voce che entra nelle orecchie. Io ho sempre fatto i cattivi, ho sempre fatto gli omaccioni, ho sempre fatto le persone più grandi di me come età. Come definirei la mia voce? Non lo so. Spero simpatica, ma forse no, ho sempre fatto i personaggi antipatici. No, è bene. Paolo, durante il lockdown, un tuo video su YouTube ha avuto tantissime visualizzazioni. Parlo del divertentissimo video in cui lasci in eredità ad Alberto Anghisano le tue intonazioni. Io non sapevo di queste innumerevoli visualizzazioni, non ne sono al corrente. Con Alberto abbiamo fatto, ci siamo inventati questa sorta di, non di rivalità, questi due personaggi, di questo vecchio doppiatore che soffre un po', questo giovane che lo incalza e quindi lo prende in giro denigrandolo un po'. E questo giovane doppiatore che cerca di ribellarsi. E così ci siamo inventati, Alberto si diverte molto a fare questi video col telefonino, e poi li monta, credo. Pubblica. E poi li pubblica. Io però non li seguo perché non sono, perlomeno non sono più da 3 o 4 anni un fruitore di Facebook, quindi non so bene, però continuamente a tutti i colleghi, ogni volta che mi incontrano, mi testimoniano questa loro simpatia, ringrazio tutti quanti. E lascio ad Alberto le mie intonazioni, perché quello dell'intonazione è un vecchio gioco che si faceva
che io sentivo fare a quelli più anziani di me, ai vecchi doppiatori. Adesso forse non se ne parla neanche più, ma una volta il modo di recitare era assolutamente diverso, era completamente diverso. Sentire un doppiaggio di 50 anni fa sembra di sbarcare in un altro mondo, era diverso il cinema, erano diversi gli attori da doppiare e eravamo diversi noi attori italiani. E per cui c'era questo gioco delle intonazioni. Adesso le intonazioni quasi non ci sono più perché si recita tutto in maniera molto piatta, molto sempre uguale a se stessa, ma un po' forse perché siamo diventati meno bravi, ma anche perché questo ci chiedono i committenti, gli americani, per americani si intende i padroni dei film. I loro attori apparentemente recitano con questo filo, con questa che io definisco una nenia, non hanno molte modulazioni di voce come in genere gli americani, gli anglosassoni, non hanno le modulazioni di voce che abbiamo noi latini. E quindi queste mie intonazioni, vista la mia tarda età, le lascio e le lasciavo in eredità ad Angrisano con l'autorizzazione ad utilizzarle se mai ne fosse stato capace, perché è come mettere una Ferrari in mano a uno che non sa guidare. E a Fabrizio Pucci niente. Come dici? E a Fabrizio Pucci niente. Fabrizio Pucci niente, anzi io a Fabrizio faccio i miei auguri perché in questi giorni sta male e gli stringo veramente forte, forte, forte la mano. Auguri Fabrizio, semmai se vedrai questa intervista. E a Fabrizio Pucci niente, ma anche quello è uno scherzo. Fabrizio lo conosco molto prima di Angrisano, conosco Pucci da qualcosa come 45 anni, quindi gli voglio bene come se fosse mio fratello. Hai mai conosciuto qualche attore di quelli che hai doppiato? Io conobbi Harry Belafonte, che ho doppiato in un. Harry Belafonte è stato un grandissimo cantante americano degli anni 50, e forse anche anni 60. Poi ha girato dei film e una volta l'ho doppiato in un film che si chiamava Angel Levine, e venne a Roma. Io stavo facendo una trasmissione radiofonica per Rai 2 e ci incaricarono di intervistarlo. Diciamo, chi ci mandò ad intervistare Harry Belafonte non sapeva che io lo avessi doppiato, però quando l'ho conosciuto gliel'ho detto e lui fu molto simpatico con me. E poi ho conosciuto Gerald McRaney, che era quello di Agli ordini papà o di Simon & Simon. Agli ordini papà era un serial, una sitcom trasmessa da Italia 1, comunque dalle reti Fininvest negli anni 90 probabilmente. Uno degli attori che hai doppiato più spesso è Alec Baldwin. Lo ricordiamo in tantissimi film come The Good Shepherd, L'ombra del potere, To Rome with Love, Blue Jasmine, Still Eilish, Mission Impossible, Rogue Nation, Mission Impossible, Fallout, nel ruolo di Alan Halley, Una donna in carriera, e in tanti altri film. Qual è il film più bello tra quelli che hai doppiato con lui? Qui mi cogli proprio impreparato. A parte che ho doppiato molto spesso anche Nick Nolte, che non lo so, non lo vedo più in giro, forse ha smesso, forse sta, o forse è molto grande. Dunque, per quanto riguarda Alec Baldwin, che non lo so, forse nel film, forse Still Alice sicuramente è stato
un doppiaggio che mi ha coinvolto molto, che ci ha coinvolti tutti noi, perché era la storia di questa donna ancora giovane, aveva qualcosa più di 50 anni, che si accorge, a cui viene diagnosticato il morbo di Alzheimer. E quindi tutto il film racconta questo progressivo avvicinarsi a una fase acuta della malattia, e questo rendersene conto. Alec Baldwin interpretava la parte del marito di questa donna, ma sicuramente è stato un film molto forte. Però mi ricordo Alec Baldwin anche in un film che non è piaciuto a nessuno, ma a me sì, e che era To Rome with Love Udiale. di Woody Allen, e dove Alec Baldwin era uno dei protagonisti, ed era questo architetto. Mi ricordo di aver avuto molta soddisfazione nel doppiarlo, ecco. Tantissimi doppiaggi, però manca Rock of Ages, che è un film che adora mio padre. Come mai lo ha doppiato Roberto Pedicini? Beh, questo non lo so, Roberto intanto è bravissimo e quindi non, forse lo ha doppiato pure meglio di me. A volte capita che un attore passa da un doppiatore all'altro, dipende dalle società, dipende dai direttori di doppiaggio, dipende dai committenti, magari quel committente gradiva di più o vedeva di più Roberto. Più adatto alle corde di Roberto quel personaggio? Non lo so. La risposta vera è che non lo so. Però i motivi possono essere questi, più o meno, insomma. Non credo di andare lontano dalla verità. Come detto, hai doppiato tante volte anche Nick Nolte in La sottile linea rossa, Hulk e Noah. Ti senti a tuo agio dare la voce a quest'attore? Mi sento molto, ma io l'ho doppiato 14 o 15 volte, quindi la tua documentazione non è completa. Ti prego di aggiornarla. E, mi sento a mio agio perché lo trovo più uguale a me come uomo. Perlomeno i personaggi che lui interpreta li trovo molto adatti a me, mentre Alec Baldwin interpreta personaggi che sono lontani da me. Nick Nolte è stato grandissimo nella Sottile Linea Rossa, ma anche in Affliction, in un film che quando uscì una trentina d'anni fa non fece una lira, ma diciamo andò male, ma che era Addio al Re. E lì lui era bravissimo. Addio al Re era la storia di un soldato americano che rimaneva su un'isola del Borneo e che ne diventava il re perché, diciamo, gli indigeni vedevano in lui una sorta di divinità. E un altro film che è il primo in cui l'ho doppiato ed era New York Stories, che era un film ad episodi, e lui lì era bravissimo, faceva la parte di un pittore contemporaneo, una specie di Pollock. Bravissimo, bravissimo. Vero. Paolo, cosa ti piace fare nel tempo libero? Nel tempo libero, e a parte intestardirmi con questo sassofono che non riesce a suonare come vorrei, per colpa mia naturalmente, non del sassofono, sono un canottiere, mi piace quindi remare sul Tevere, mi piaceva viaggiare, adesso comincia a diventare un po' complicato, un po' per l'età, ma anche per via del Covid, adesso diventa tutto più difficile, più complicato, più pericoloso. Direi che, e poi mi piace stare con gli amici, ma insomma l'attività principale è quella del canottaggio. Io cerco di fare attività fisica di questo sport e di esercitarlo quotidianamente, più o meno. Paolo, da piccolo uno dei miei personaggi che amavo di più era I.O. di Guido. Ah,
triste e malinconico, veniva sempre voglia di coccolarlo. Ci faresti sentire la sua voce? Beh, la voce di io è abbastanza facile farla. Basta affondare e dire le cose in modo molto triste. Grazie. Grazie a te. Ricordo. C'è un film che ti ha fatto innamorare del cinema? Del cinema ce ne sono tanti, da tutti i film di Fellini a tutti i film di Truffaut a tutti i film di Godard, in generale la Nouvelle Vague francese e il neorealismo italiano, quindi i film di Rossellini, i film di De Sica. No, un film in particolare, quello che ho visto di più, ma andiamo qui più su, è un musical, è un grande film, ma è un musical, che è West Side Story. Ma insomma, ce ne sono di film, ce ne sono milioni. Non possiamo dimenticare che tu da qualche anno sei anche la voce di Samuel L. Jackson da Mace Windu nei primi 3 film di Star Wars e Nick Fury nei 4 film degli Avengers. Ti piace doppiare questo attore? Sì, mi piace perché anche lui è, io non lo conosco personalmente, ma i suoi personaggi, il modo in cui li disegna lui, sono sempre molto autoironici, si prende un po' in giro spesso, mi pare almeno, e questo me lo rende simpatico come attore e come personaggio. E questa l'ho messa io per la metà di Captain America per dedicare Nick Fury. Grazie, che la forza sia con voi. Sì. Guardi le serie TV e i film che doppi? No, se mi capita, ma non... No, non le vado a cercare, ma non è per una sorta di... così, per essere in qualche modo... Come posso definire questo atteggiamento? Non è un atteggiamento, non mi capita, non vado al cinema a vederli e in televisione non li cerco. Io in televisione vedo i miei DVD, ho circa 5.000 DVD dove c'è la storia del cinema e mi riguardo sempre quelli. In questi giorni sto riguardando tutti i film di Ken Loach, di cui ho doppiato Riff Raff, ad esempio. Bellissimo film, ma è un caso, non lo guardo perché c'ero io nel doppiaggio, ma l'ho guardato perché era di Ken Loach. Certo. A proposito di Sons of Anarchy, hai doppiato Ron Perlman, ovvero Clay Morrow, forse una delle voci più giuste della serie, di cui hai anche diretto la 5ª stagione. Che ne pensi di questa serie? Ma penso che è una serie da cui i produttori italiani dovrebbero imparare tanto. È una serie che noi qui in Italia non avremmo mai, ma neanche immaginato di fare, che descrive una fetta dell'America in modo così, così violento, così forte, così realistico, che noi non riusciamo mai a fare. Le nostre storie sono sempre un po' smielatine, un po' belatine, anche le nostre gomorre, le nostre storie di mafia, di camorra, di malavita, insomma, ci hanno sempre quel risvolto un po' melodrammatico che in Sons of Anarchy non c'era. E questo lo apprezzavo molto, era molto interessante doppiare quella serie. Però molti spettatori sono stati un po' critici con il doppiaggio di questa serie, arrivando a preferirlo in lingua originale. Cosa ne pensi? Dunque, io non ho mai visto il prodotto in italiano, quindi non so dirti. I colleghi erano tutti colleghi di prim'ordine. L'inizio, le prime stagioni le aveva dirette Luca Ward, mi sembra. Quindi
Ora sul doppiaggio possiamo dire tutto e il contrario di tutto. Si fa dagli anni 30 ed è dagli anni 30 che c'è questo dibattito se i film vanno consumati, fruiti in lingua originale o nel doppiaggio. Che il doppiaggio, si dice da parte di alcuni, tradisce un po' l'opera originale. E ripeto, è vero tutto e il contrario di tutto. Come tutte le cose si può fare bene o male. È vero, è un trucco. È un trucco che permette però a un grande pubblico di fruire di un prodotto che altrimenti non potrebbe vedere. Perché i sottotitoli non intanto distraggono l'occhio, tu devi leggere il sottotitolo e non vedi la faccia dell'attore. E oltretutto il sottotitolo non può darti, non ti dice tutto quello che dice lui e non può darti l'intonazione. Ecco, a proposito di intonazione, tu non sai quell'attore come sta dicendo quella battuta. Se, a meno che, perché non è detto che la stessa emozione si esprima, si racconti nella stessa maniera in due lingue diverse. Adesso tutti o molte persone, molti ragazzi parlano l'inglese, ma se la serie è russa o giapponese o cinese o nordcoreana o norvegese, tu sei in mano ai sottotitoli, ma ripeto, i sottotitoli, per bene che siano fatti, non possono darti tutto quello che ti dà un buon doppiaggio. È vero, non senti la voce di quell'attore, senti la voce mia, però se io sono bravo, se sono diretto bene, se i dialoghi sono fatti bene, il prodotto dovrebbe essere buono, non... Ora nel caso di Sons of Anarchy non mi pronuncio perché non l'ho visto, non vorrei che molti ragazzi ormai vorrebbero che gli italiani, noi italiani, facessimo esattamente quello che fanno gli americani. E adesso non sto qui a dilungarmi, se no diventa un discorso teorico, ma non è detto che per darti la stessa emozione che ti dà lui in americano io debba recitare come lui. È possibile che io debba fare una cosa un po' diversa, perché in lingua italiana io ti amo si dice in modo diverso che non in francese o in tedesco o in coreano. Vero. E per gli appassionati di Harry Potter non possiamo dimenticare di citare Brendan Gleeson, ovvero il professor Alastor Malocchio Moody. Quello che c'ha un occhio solo qua che gli si muove così. Si muove l'occhio così. Me lo ricordo, sì. Che poi l'ho anche ridoppiato quell'attore. Poi me lo levano sempre. Però vabbè, lo fanno altri colleghi più bravi di me. L'ho anche ridoppiato in un film... che lui faceva il poliziotto in Irlanda, un film molto carino. Comunque, Malocchio Moody, sì, me lo ricordo benissimo. Ci parli di questo film? Di quei film? Beh, adesso dobbiamo riandare dietro di 10, 15 anni, forse, chissà, Beh, intanto non avevo mai doppiato nulla di Harry Potter, io non sono un appassionato di film fantasy, quindi già il fatto di trovarmi a doppiare un film fantasy fu una grande sorpresa. Credo di dovere questo piacere a Vairano, al mio amico Francesco Vairano, che saluto se mai guarderà questa intervista. E mi ricordo che insomma ci perdemmo un po' di tempo per trovare una chiave fantastica, perché quel film era
un film fantastico. Io invece ero abituato più a personaggi molto terreni, molto di carne ed ossa. Anche lui era di carne ed ossa, ma era una creazione della fantasia. E ci perdevo un po' di tempo, ma poi mi pare che il risultato fosse buono. A cosa stai lavorando adesso, se si può dire? No, si può benissimo dire. Beh, adesso così il Covid ci sta un po' penalizzando tutti. Adesso sto leggendo dei libri, degli audiolibri, che è un'attività che ho scoperto negli ultimi 2 anni, ma che mi piace molto. Non posso dirti il libro che sto leggendo, questo non posso farlo, però sto leggendo un libro che è uscito in libreria un paio d'anni fa e adesso viene realizzato questo audiolibro. E poi che sto facendo? E poi adesso vanno anche molto di moda i documentari, questi reality. E poi non mi ricordo, e forse niente, perché è finita qui la cosa. C'è un ruolo che avresti voluto tanto doppiare, di quelli non tuoi? Come dici, scusa? Dico, c'è un ruolo che avresti voluto tanto doppiare, di quelli non tuoi? Un ruolo. Adesso non... sicuramente c'è. Sicuramente c'è, ma non me lo ricordo. Mi sarebbe piaciuto doppiare attori come Yves Montand, per esempio. Ecco, Yves Montand, mi sarebbe piaciuto doppiare Yves Montand. Una voce bella come la tua non poteva mancare in Il Trono di Spade, dove dopo un protagonista importante come Charles Dance, ovvero Tywin Lannister. Come hai vissuto Il Trono di Spade? Spesso magari non si dà importanza a quello che si sta facendo e gli amici, i nipoti, gli amici dei nipoti, la gente su WhatsApp, su Facebook ti manda dei messaggi, ti telefona dicendo che sei il suo mito perché hai doppiato questo Tywin Lannister e poi ti rendi conto che stai facendo una cosa grandiosa. E come l'ho vissuta? L'ho vissuta con grande sorpresa perché, ripeto, sono prodotti che io non guardo, non guarderei, non mi... Sì, diciamolo, non mi piacciono. Infatti non ho visto neanche mai una puntata di... ma prima o poi, quando vado in libreria, vedo sempre le raccolte di DVD di Un Trono di Spade e mi sono sempre detto, mo prima o poi me le compro e me le vedo, perché se è stato un successo mondiale talmente importante, un motivo ci deve essere. Quindi... smetterò con i miei film d'autore e mi vedrò finalmente sto Trono di Spade. Ok, fai benissimo. E se tu non fossi Paolo Buglioni, chi o cosa avresti voluto essere? Ma Paolo Buglioni, mi trovo benissimo. non mi viene in mente nessuno. Forse vorrei essere stato... Charlie Parker, perché Charlie Parker suonava il sassofono come soltanto un angelo può fare, ma così, questi sono veramente sogni di bambino. Diciamo che mi sono trovato bene nei panni di Paolo Buglioni. Vuoi fare un saluto a tutti gli amici di UDAB con la voce di Nick Fury? Ma io credo che la voce di Nick Fury non sia molto diversa da quella che sto usando in questo momento. E per cui, se chiudete gli occhi, ascoltate Nick Fury che dice a tutti gli amici di UDAB che la forza sia con voi. Bravo, bravissimo. Grazie. Grazie Paolo, della tua disponibilità e della tua simpatia. Grazie a te Matteo, grazie a tutti quelli che vedranno questa intervista, che l'hanno vista.
E grazie a tutti, grazie a questo mezzo tecnologico che ci fa incontrare anche a distanza. Benissimo. A tutti gli amici di UDAB, appuntamento alla prossima intervista. E mi raccomando, iscrivetevi tutti al mio canale YouTube e aspetto tantissimi like. Ciao a tutti! Ciao!